questa mattina volevo iniziare ricordando un po' quella che è la fine del Vangelo di Matteo, ma anche di Marco, perché entrambi questi Vangeli che fanno parte dei sinottici ci tengono sostanzialmente nello stesso modo. Però c'è il Vangelo di Matteo che dà maggiore enfasi ancora a quella che sarà l'oggetto della mia riflessione di questa mattina, perché entrambi raccontano le ultime fasi, giustamente, poi come fanno anche gli altri, però Matteo, ecco, racconta della resurrezione di Gesù, di queste donne che vanno al sepolcro, che lo trovano vuoto, dell'angelo che gli dice no, ma è inutile cercare qui Gesù perché non c'è più. E poi queste donne incontrano, lo fanno per andare ai discepoli dicendogli che incontreranno, che gli è stato detto che incontreranno Gesù in Galilea, ma proprio in quel momento c'è Gesù davanti a loro che le incontra e le dà questo messaggio di resurrezione. Ma alla fine di questo capitolo di Matteo, ma anche del capitolo di Marco, noi troviamo quello che è il mandato. Cioè, Matteo vuole proprio mettere in risalto rispetto a Marco. Marco allo stesso modo parla del mandato e finisce con il mandato, ma poi c'è l'ascesa di Gesù al cielo. Mentre Matteo non parla dell'ascesa, cioè vuole terminare come se Matteo nell'intenzione di questo Vangelo ci fosse quella che alla fine di tutto quello che è il percorso di Gesù sulla terra, la cosa più importante da lasciare nelle nostre menti è il mandato, cioè quello che Gesù ha detto negli ultimi momenti prima di andare via. E lo fa in maniera forte. Uno dei primi versetti che ho imparato è stato Marco 16:16. Se avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Ma dimentichiamo sempre di dire poi quello che c'è nel versetto precedente, che è il mandato, andare e fare miei discepoli tutte le creature del mondo, che forse ha la stessa importanza, anzi sicuramente la stessa importanza rispetto al versetto successivo, che dà sicuramente enfasi a quello che noi sappiamo essere il messaggio di salvezza, ma che allo stesso tempo, se non c'è questo mandato, il versetto successivo, cioè come ci salveremo, non avrà effetto. Così, leggendo nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 18 e 20, leggiamo: e Gesù, avvicinatosi, parlò a loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Adesso, da mercoledì prossimo, noi inizieremo una serie di studi che parlano proprio di come parlare alle persone di quello che noi sappiamo essere il piano di Dio, come evangelizzare, diciamo, da quando c'è stato Gesù su questa terra. Ed è uno studio importante. Io ho desiderato tanto che si potesse fare uno studio come questo, perché ritengo che fare studi che parlano del sesso degli angeli o se ci saranno animali in cielo ha un'importanza per toglierci qualche curiosità, ma non cambia la nostra vita, non cambia il nostro modo di rapportarci ogni giorno con le cose che facciamo, non cambia il modo che abbiamo di guardare al mondo. Sono delle curiosità lecite, ma io credo che nei nostri studi noi dobbiamo riuscire ad affrontare le cose che poi entreranno oggi nella nostra vita. Ed è per questo che veramente ci ho tenuto tantissimo che questo studio fosse iniziato, e grazie a Dio Vittorio inizierà da mercoledì prossimo a farlo. Poi ci sarà Franco che continuerà la volta successiva. Io pensavo, ma Franco, io me lo ricordo quando mi venne e fece sostanzialmente lo stesso studio, e dico, ma quanto sarà passato? 4 anni, 5 anni, sono andato a rivedere, praticamente sono passati quasi 12 anni da quando ha fatto questo studio Franco. Era nel 2006.
a volte sembra veramente degli anni che scuppano tra le mani, eppure forse ogni 12 anni qualcuno possiamo anche chiamare a parlare di queste cose, penso che sia assolutamente lecito. Nelle parole dell'Apostolo Paolo, questo meraviglioso fratello che ha scritto così tanto nel Nuovo Testamento, c'è, rispetto a questo mandato che ci ha dato Gesù, una espressione che a me piace tanto perché ci dà il senso in fondo di questo mandato, perché se noi guardassimo a questo mandato come uno degli ennesimi comandamenti che ci ha lasciato Gesù, forse perderebbe un po' di, quella, di quel pathos che invece merita questo mandato. E l'Apostolo Paolo lo fa mettendo nelle sue parole veramente tutta l'urgenza, tutta la necessità che c'è nel prendere questo mandato come qualcosa di centrale nella vita di ognuno di noi. Qui dice in Prima Corinzi, al capitolo 9, versetto 16, dice: perché se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessità mi è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Vedete, l'Apostolo Paolo è uno che ha una fede solida, è una fede solida non perché ha fatto chissà quale lucubrazioni mentali, chissà quale sue concezioni, perché qualcuno gli ha parlato di Gesù in maniera meravigliosa, no, l'Apostolo Paolo è uno che Gesù l'ha visto in faccia. E non è che l'ha visto una volta, l'ha visto più volte in faccia. Noi pensiamo sempre soltanto all'episodio in cui l'ha incontrato sulla via di Damasco, ma la scrittura ci dice che lui l'ha incontrato più volte. E quindi quando parla di questa necessità che lui ha di evangelizzare, lo fa non con, diciamo, con una fede aiutata, mettiamo così, potenziata dal fatto di aver incontrato personalmente Gesù. Ma se noi avessimo incontrato personalmente Gesù, se l'avessimo fatto come gli è successo a lui, il nostro approccio con tutta la scrittura, ma con tutto il mandato, con tutte le cose che essa contiene, sarebbe sicuramente più forte. E si sente proprio in queste parole dell'Apostolo Paolo la necessità di trasmettere questa forza, questa urgenza che c'è nel portare a tutti quello che è la presenza di Gesù in questo mondo. Allo stesso tempo anche il rischio che corriamo, che corrono le persone intorno a noi se non incontrano Gesù nella loro vita. Pensavo che in fondo è un po' potremmo raccontare questa cosa, come se noi vedessimo nel palazzo che è di fronte al nostro un incendio, del fumo che comincia a uscire da una finestra. E ci rendessimo conto che nella stanza accanto dove vediamo uscire questo fumo c'è il proprietario di questa casa e noi davanti a questa cosa dicessimo: vabbè, ma in fondo che cosa importa? Glielo dirà qualcun altro vedrà la stessa cosa che sto vedendo io e gli dirà che c'è questa cosa, che c'è questo pericolo, salvati. E un po' questo potrebbe essere la nostra cosa, ma che cosa proveremo da questo? Che pregiudizio avremo anche da parte, pensate, anche da parte della stessa legge? Voi sapete che c'è l'omissione di soccorso. Che cos'è l'omissione di soccorso? Sì, io ho detto che si configura come un reato omissivo nel quale il legislatore viene a reprimere il mancato compimento di un'azione giudicata come doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza di tale omissione. Capite? Cioè anche nella legge degli uomini si è stabilito che se ti trovi in una condizione da vedere che c'è un pericolo, pensate che questo nel codice civile questo parte proprio dal fatto che se tu incontri un bambino di meno di 10 anni o un anziano che ti rendi conto che stai in una situazione di sconcerto, quella è missione di soccorso se tu non intervieni. Noi pensiamo sempre a quello che si fa male, ma in realtà sono proprio cose anche molto meno significative. Io credo che davanti a questo incendio che noi vediamo nella nostra vita, come abbiamo pensato a questa similitudine che abbiamo fatto, in fondo la vita delle persone che incontriamo è un po' un incendio. In fondo il problema dell'incendio che c'è nella vita di ognuno di noi è che è un incendio molto lento.
è talmente lento che sembra che non abbia conseguenze. Ma in realtà le conseguenze ci sono anche pesanti. In fondo, se vedete l'effetto che fa l'invecchiamento nella vita di ognuno di noi, è proprio l'effetto un po' che è un incendio, cioè piano piano la nostra pelle diventa sempre meno elastica, è un po' come la nostra vita si sta bruciando, e dà l'impressione di questa cosa. E così io credo che dovremmo cogliere questo effetto di questo incendio per renderci conto di quale sia il nostro ruolo su questa terra. E l'Apostolo Paolo continua a farlo e lo fa, guarda caso, proprio ai Romani. E lo fa in maniera, lui cerca di far ragionare, perché lui si rende conto, io credo, che lui non può fargli scendere in quel momento Gesù sulla terra per fargli dire andate, ascoltate questo messaggio dalle parole di Gesù, come lui l'ha ascoltato sicuramente direttamente. E poi lo leggeremo. Ma lui sta cercando di far ragionare ai Romani e ti fa un discorso logico. Ascoltiamolo, leggiamo dal versetto, dal capitolo 10 di Romani, dal versetto 12 al versetto 15. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati, come è scritto quanto sono belli dietro quelli che annunciano buone notizie. Quindi lui fa un discorso assolutamente logico. Per poter incontrare il Signore c'è bisogno di qualcuno che annunci. E se non c'è nessuno che annunci, come faranno a convertirsi? E poi mette un'enfasi, secondo me, sulla responsabilità di chi conduce le comunità, perché dice, ma se non sono mandati, se non sono invitati a fare questa missione, ad andare a parlare alle persone di Gesù, a parlare di quello che cambierà la vita di ognuno di noi, di ognuna persona del mondo, di tutte le persone del mondo, perché Gesù, Dio ha voluto che tutti gli uomini si convertano, non è una conversione per pochi, è una conversione per tutti. Questo non implica, come dicono alcuni, che tanto alla fine tutti saranno salvati, alcuni dicono questo. Lo sapete, ci sono nel mondo tante che dicono questo. Non implica questo, implica che Dio vuol dare a tutti quanti la possibilità di essere salvati. Però, se possiamo dire, forse c'è una cosa che Dio non può fare. Dio non può perché non vuole parlare al posto nostro. Se Dio scendesse su questa terra e si potesse vedere, tutto il mondo che vedrebbe in lui, l'Apocalisse ce lo racconta, l'abbiamo letto tante volte in questi mesi scorsi, quando Dio scende, quando Gesù scenderà, si farà vedere da tutti, lì ci sarà il panno, perché tutte le persone che si saranno rese conto che hanno sprecato la loro vita faranno nel panno. Però a quel punto non ci sarà più fede, e Dio ha deciso che la conversione, la salvezza è per fede. Quindi non c'è altra possibilità nel piano di Dio che qualcuno vada in questo mondo e racconti qual è il suo piano a tutti gli uomini. È un messaggio, possiamo dire, che non si trasmette da solo, va trasmesso. Ma qual è lo scopo di questo messaggio? Certo, la salvezza, però nelle parole sempre di Paolo, negli Atti, è molto bello quando lui spiega a Re Agrippa quello che era stato l'incontro con Gesù. E c'è questo racconto nel quale lui racconta appunto il momento in cui Gesù gli parla. E cosa gli dice in Atti al capitolo 26 dal versetto 16 al 18? Dice: ma
alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santissimi. Vedete, Gesù, Paolo riceve questo incarico per aprire gli occhi. E questo è il nostro compito su questa terra. Noi dobbiamo aprire gli occhi alle persone. È un compito difficile. La sorella mi guarda e dice: una parola. È vero, è veramente un compito difficile. Ma sapete perché? Perché in questo mondo tutti hanno la formula loro personale per la salvezza. Raccontavo che per quel discorso che insieme a me siamo andati a vedere un film che si chiama Io C'è. Invece di Dio c'è, io c'è. E racconta di questo uomo che per riuscire a mandare avanti il suo bed and breakfast in crisi, scopre che se in questo posto ci fosse una riunione di una qualsiasi religione, sarebbe dichiarato uomo di culto, non pagherebbe ICI, non pagherebbe, praticamente non pagherebbe le tasse. E quindi che cosa fa? Inventa una religione dove al centro di questa religione che cosa c'è? Io. E infatti l'oggetto di culto per eccellenza era un bellissimo specchio al centro di questa sala in cui ognuno andava e vedeva Dio. In fondo è così che succede, in realtà non è un'invenzione, perché in realtà è vero, cioè questo è il Dio della stragrande maggioranza degli esseri umani, cioè io. Ma il nostro compito è quello di dire: amici, state sbagliando, non c'è questa soluzione alternativa, non c'è una soluzione fatta di un mormon, di un maometto, di quello che volete, no? Non c'è altra soluzione che quella che ci raccomanda sempre negli atti l'Apostolo Paolo, quando dice al capitolo 4, versetto 12, dice: in nessun altro Gesù è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Questo è il messaggio. Non c'è un'alternativa, non c'è un'altra salvezza, non c'è. Nel mondo tanti trovano tante cose che ti fanno stare bene. E questo è vero, cioè, non possiamo dire che non è vero che ci stanno alcune religioni orientali che ti fanno sentire bene. Ma sentire bene non è salvato. Non è salvato, salvato è qualcosa di diverso, è una cosa più importante. Salvato vuol dire essere salvato da quello che verrà, dalla punizione che verrà prima di tutto. Il Papa in un'intervista ha detto questo, ascoltate: non vengono punite le anime che non si pentono e non possono quindi essere perdonate, ma scompaiono. Non esiste un inferno, esiste la scomparsa delle anime peccatrici. In questo mondo non si vuole sentire parlare di punizione, la punizione è fuori moda, non è in, è out. La punizione non vuole sentire, eppure il Signore, io credo, al di là della sua scelta di creare questa cosa, io credo che, come accade quando qualcuno è senza battito, Vittoria, che si fa quando qualcuno è senza battito? Gli si deve dare una scarica elettrica. È inutile pensare, diciamo, altre cose, non so se un'iniezione di adrenalina nel cuore possa, forse può anche fare, ma non è certo, un pochino più complicato. E quindi la maggior parte gli dà una scarica elettrica,
E questo è un po' in fondo il senso di questo, di questa cosa che mette Dio nei nostri cuori, la punizione. È un po' una scarica elettrica per far riprendere il cuore dello spirito a battere. Dopo che questo è successo, e quando ce n'è bisogno, ce n'è bisogno, noi possiamo guardare oltre. Perché se noi andiamo nella scrittura, in Matteo c'è sempre il discorso che fa Gesù parlando di quello che accadrà. Gesù parla di questa punizione. Lui dice in Matteo al capitolo 25, il versetto 41, dice: allora dirà anche a quelli che sono alla sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. La punizione c'è, e questo non è l'unico brano delle parole, c'è sta in tanti altri, in tanti altri. Quindi non possiamo nasconderla, ma questo shock che il Signore ci dà per farci prendere coscienza dell'importanza di essere salvati, è soltanto uno shock che poi ci può portare a quello che è il messaggio d'amore di Dio. Infatti, fino a che sarò io a guidare la mia vita, allora sarò in conflitto con Dio. Fino a che sarò io a decidere, mi troverò sempre in conflitto, sempre, spesso in conflitto con Dio. Le mie scelte saranno qualcosa che mi faranno stare male spesso, perché la mia coscienza comunque mi parlerà. Che io abbia scelto di seguire Dio o di ignorarlo, la mia coscienza mi parlerà e sarò in conflitto con Lui. E allora, in secondo Corinzi, al capitolo 5, dal versetto 19, l'Apostolo Paolo ci dice qual è anche questo messaggio di salvezza. Perché lui dice, leggiamo: infatti Dio era con Cristo nel raccogliere con sé il mondo, non imputando ai uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Vedete, il messaggio è: fate pace con Dio. Capite, cioè, l'Apostolo Paolo, con tutto quello che ha visto, con le cose che ha affrontato, lui dice: vi supplichiamo, cioè proprio per dare l'importanza di questo aspetto. Vi supplichiamo, siate riconciliati, fate pace con Dio, accettate fino in fondo il suo piano. E allora sarete salvati. Questo è il messaggio che dà Dio attraverso l'Apostolo Paolo, senza dimenticare poi quello che è la salvezza, il senso della salvezza finale, quello meraviglioso, quello che abbiamo letto anche alla fine dell'Apocalisse, questa città santa che ci aspetta. Ora non dobbiamo dimenticare, perché è vero, nel senso della salvezza c'è il pericolo per una fine tremenda, ma c'è soprattutto davanti a noi un mondo meraviglioso che Dio ha preparato da noi. E allora, io credo che a termine di questa riflessione non posso non essere obiettivo, come diceva la sorella, e dire: è un mandato quello che ci dà il Signore difficile. È un mandato faticoso, che si implica impegno, implica rinunciare a parti del nostro tempo, implica veramente di mettere Dio al centro della nostra vita, perché c'è tanto da fare per parlare a questo mondo, ma grazie a Dio oggi abbiamo mille modi per farlo, mille modi. E voi pensate, quando gli apostoli hanno messo questo messaggio, hanno dovuto farlo per forza unicamente faccia a faccia, che è una cosa meravigliosa che noi dobbiamo fare, è importante, ma ci stanno mille modi per farlo. Come diceva Roberto qualche settimana fa, lui diceva: secondo me la fine è vicina, perché oggi possiamo veramente raggiungere ogni angolo del mondo. Non è come una volta che per raggiungerlo ci devi andare di
personaggi, lo vuoi raggiungere anche virtualmente. E questa ci dà una responsabilità perché ci toglie anche tanti abiti, anche se fossimo su una sedia a rotelle potremmo continuare a predicare la salvezza in ogni posto del mondo. E questo è il nostro compito, difficile e faticoso ma da compiere. Però io volevo lasciarvi con un invito. L'invito a ripensare a quel brano meraviglioso che quelle parabole che si trovano in Luca al capitolo 5, quando Gesù racconta di quale gioia ci possa essere in Dio nel recuperare anche soltanto una persona che si era perduta. E per farci capire, Gesù usa la parabola del pastore che perde una pecora. E lui dice, per recuperare anche solo quella pecora, lui andrà, lascerà le altre, si impegnerà. Eppure della donna che perde un soldo. E dice, sì, ne ha altri, ma per quell'unico soldo si darà da fare, scoprirà la casa, cercherà, butterà tutto giù. E quando la troverà, che cosa accadrà? La gioia. E lui lo dice proprio con questo messaggio che ci dice in Luca al capitolo 5 e 15 al versetto 7, per farci capire che cos'è la festa, no? Noi festeggiamo i compleanni, festeggiamo questo, festeggiamo il 1 maggio, no? Quante feste abbiamo in questo momento? Ma non so quante altre feste ci vengono dette che ci sono in cielo. Forse questa è l'unica festa che viene detta che c'è in cielo. E in cielo che cos'è che si festeggia? Ci dice, vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Quell'unico persona che si converte grazie al lavoro che faremo da oggi in poi genererà una festa in paradiso. Noi dovremmo renderci il giorno che una persona dà la sua vita al Signore, dovremmo immaginare con tutte le forze la festa che c'è in cielo e trovare in questo la forza di impegnarci oggi e domani. Amen.